GFVIP 7. La puntata di ieri sera ha lasciato il segno su Antonella Fiordelisi. Lei è stata protagonista anche di uno scontro con Nicole Incorvaia. Tra le due non c'è mai stato un rapporto idilliaco, ma questa volta si è andato oltre. Ad Antonella non è andato per niente giù il fatto che Nicole sia stata nominata seconda finalista al posto suo o di Nikita. Secondo Antonella, Nicole è falsa, la tratterebbe male e le parlerebbe dietro le spalle. Una volta chiamata in confessionale da Alfonso Signorini, Antonella non è riuscita a trattenere le lacrime. «Non ce la faccio più a stare qui, non sono forte come pensate, qualsiasi cosa io faccia viene giudicata in negativo». A quel punto interviene Sonia Bruganelli in suo sostegno. «Sei stata sola dal primo giorno in cui sei entrata in quella casa. Sei entrata da sola e uscirai da sola e questo percorso ti fa onore. Qualsiasi sia il tuo finale, te lo sarai guadagnato da sola». Queste le parole di Sonia nei confronti di Antonella. Ma Sonia ha forse dimenticato l'influenza della presenza dei fidanzati delle concorrenti. Ma Antonella e Nicole se lo sono ricordate benissimo, infatti è nato un battibecco tra di loro proprio a questo proposito. La Fiordelisi attacca la Incorvaia dicendo che senza Tavassi lei non vale niente. E Nicole risponde a tono, dicendo che senza le polemiche di Edoardo e tutto il contorno, Antonella non si nota più. E con Antonella sotto shock, Nicole ribadisce quello che pensa, ovvero che lei ed Edoardo hanno sfracassato. Parole letterali. Intanto la Incorvaia si è aggiudicata il secondo posto come finalista, con il 30% di preferenze. Alla prossima!